try to go, go somewhere, somewhere I am losing my mind, somewhere I am losing my mind. Un'altra associazione del territorio che si occupa principalmente anche dei ragazzi, sono le Aquile del Golfo. Davanti a me abbiamo Umberto, che è uno dei responsabili. Sì. Sì. E ci spiegherà lui che cosa fa questa associazione, come è nata, che cosa possono trovare i ragazzi nel loro percorso, e oltre a questo poi chiederemo che cosa fanno loro per le altre associazioni, perché Umberto è sempre impegnato ad aiutare anche altre associazioni, per cui Umberto lascia te la parola. Allora, niente, noi siamo un gruppo interparrocchiale, nel senso abbracciamo le parrocchie di Recco, Camogli, Avegno, San Rocco, Uscio, quindi più ce n'è più ne mettiamo. Siamo un gruppo quindi legato nella realtà parrocchiale, quindi con prospettive cristiane, con obiettivi cristiani cattolici, quindi la messa, la domenica, attività, momenti forti, quaresima in questo periodo, Natale e così via. Siamo nati 20 anni fa, ci chiamavamo inizialmente Ragazzi del Golfo, poi in seguito a una fusione con un gruppo di San Rocco, appunto le Aquile, gli Aquilotti di San Rocco, siamo diventati le Aquile del Golfo. E appunto viviamo da 20 anni, abbracciamo realtà giovanili dai 6 anni agli ANTA. Ah, però. Io sono 42enne, quindi agli ANTA. Siamo divisi in varie realtà, nel senso dai più piccoli ai più grandi in base all'età. Ci chiamiamo Nuovi Mondi, Alte Vette, Orizzonti Lontani Senza Confini, 4 realtà, in maniera tale che le età siano più o meno associate con il tipologia di gioco, da un gioco prettamente ludico dai 6 ai 9 anni per arrivare fino a un'attività già più di coscienza individuale, quindi spiegare al ragazzo cosa vuol dire diventare a sua volta responsabile animatore dei più piccoli, quindi passare da un'attività di gioco, puramente gioco, a un'attività di responsabilità. E che cosa insegnate voi principalmente ai ragazzi? Cioè, questo è aperto a tutti i ragazzi? Se ci fosse anche una famiglia in difficoltà che non può pagare la quota, per esempio, associativa? Non abbiamo quota. Ah, non avete quota? Quindi... Non abbiamo quota associativa noi. Infatti non siamo un'associazione formalmente, siamo una realtà che dà delle opportunità. Non abbiamo quota associativa, non abbiamo spese che il bambino deve mantenere obbligatoriamente. L'unica spesa che abbiamo, che chiediamo perlomeno, sono il campo estivo, ma perché è una struttura che chiede a noi una quota giornaliera, e le felpe, perché io non sono capace a tesserle. Esatto. Se no riusciremo a fare anche quello nelle nostre spese. Ecco, e quindi qui diciamo che il ragazzo si trova a contatto con altri ragazzi, socializza. Il ragazzo ha contatto con altri ragazzi, ma anche con altre realtà. Abbiamo avuto nel passato, infatti, come logica del nostro gruppo, abbiamo avuto dei ragazzi con problematiche. Abbiamo avuto dei ragazzi down, abbiamo avuto dei ragazzi autistici, abbiamo avuto dei ragazzi che non venivano, tra virgolette, accolti come si doveva in altre realtà, per cui lo stesso comune ce l'ha indirizzati. Abbiamo cercato comunque di fare il nostro obiettivo, che è quello di dare delle opportunità, far stare insieme e tutto il resto. La nostra fortuna è che condividendo insieme il divertente ma anche le difficoltà, i bambini di 14 aiutano quelli più piccoli, anche condividendo il gioco, però è una condivisione finalizzata allo stare insieme. Non soltanto a io vinco, tu perdi, ma un giochiamo insieme per andare avanti. Ecco, quindi non vengono fatte, diciamo, delle...
giocando così il bambino non si trova di fronte a dire io sono meglio di te, tu sei diverso, stai alla larga. Fortunatamente cioè, no. Ecco, questo, l'obiettivo è questo. C'è sempre che... l'agonismo, ci mancherebbe altro, quello c'è e lo coltiviamo perché altrimenti diventeremo tutti dei pezzi di legno. Ma sicuramente non c'è quell'agonismo cattivo che cerchiamo di evitare. Ecco. L'obiettivo è vincere, quindi io passo sopra come un caterpillar contro tutte le realtà, no. Insieme si vince, se vinco io sono contento, se tu vinci e io perdo sono contento lo stesso. Perfetto. E voi avete delle, cioè in questo periodo avete da aiutare altre associazioni? Io so che giusto settimana scorsa abbiamo fatto, abbiamo dato una mano alla raccolta fondi per l'AISM, sì, la ricerca contro la sclerosi multipla. Settimana prossima avremo una raccolta fondi per l'AIL. Dove? Sempre qui a Recco, in Piazza del Comune, venerdì sera, sabato e domenica. È tutto il giorno? Tutto il giorno, dalle 8:30 di mattina, quando mi portano il materiale, sino alle 19:30 di sera. E poi altre E poi avremo un'altra raccolta fondi per il telefono azzurro ad aprile. Quando? Che giorno? Dovrebbe essere, adesso mi cogliete un po' impreparato, però direi 20-21 aprile. Ah, bene. Quindi io terrò informate, diciamo, gli spettatori per queste raccolte fondi. Ottima per aiutare cosa, le associazioni. Sì. Comunque poi lo possono trovare sui vari siti delle associazioni, tutto il resto. Ecco, voi avete un sito? Noi non abbiamo ancora un sito perché io non sono capace a farli. Ti aiuto io se vuoi. O meglio, sarei capace, ma il tempo purtroppo con tutti gli impegni che mi ritrovo è quello che è. E quindi... Perché suoni anche nella banda? Io sono il presidente della Filarmonica Giochi nello Sì di Recco. Sono diciamo inserito anche nella consulta del volontariato dell'associazione di volontariato di Recco, partecipo poi a altre varie realtà, dove c'è bisogno di fare qualcosa mi ci butto dentro. Sì, infatti io, Umberto, ti vedo da tutte le parti. Sì. E quell'associazione che avevo visto che avete aiutato i bambini in Africa, che avevi fatto una mostra fotografica. Allora, in quell'occasione ero proprio andato in missione, ho ecco, fatto sì. 20 giorni in Burundi. E com'era la realtà in Burundi? Devo dire, quando ho portato le fotografie per fare appunto una raccolta fondi da mandare direttamente giù in Africa, mi sono sentito persone che mi hanno detto che avevo fatto una cernita delle fotografie per scegliere soltanto quelle sorridenti. Mentre invece la realtà che abbiamo trovato noi è che era quella di bambini sicuramente indigenti con problemi, ma contenti di quello che avevano. Quindi non piangevano perché mancavano le cose, erano contenti di quel poco che avevano. Ma questo non vuol dire che dobbiamo navigarci sopra, nel senso. Sì, certo, vuol dire. In realtà erano comunque crude, cioè gente, purtroppo siamo andati a vedere anche l'ospedale, c'era gente in quarantena o malato terminale per magari un taglio sul piede. Esatto. Perché purtroppo le prospettive mediche in quelle realtà sono particolari. Nella missione in cui siamo andati noi è una missione che faceva anche carattere ospedaliero, ostetricia e mi sembra che facesse nascere qualcosa tipo 300 bambini l'anno. Ma però, i medici sono italiani o sono medici dell'Europa? Erano prettamente suore bergamasche. Ecco. Bresciane, bergamasche e così via. Quindi molto trascinanti, un carattere apertissimo. Poi c'erano anche altre suore, loro stesse missionarie, mi sembra di Cuba. E poi date le realtà sociali e locali adesso in Burundi, con cambio del potere, nuove elezioni e tutto, hanno dovuto sospendere un pochino le loro attività, ancora presenti ma sospese perché avevano ricevuto minacce e tutto il resto. Sì, infatti diventa difficile adesso operare in quei territori. No? Purtroppo sì, quando siamo andati noi era un momento di tregua, perché c'era l'ONU ad esempio che aveva un punto di accesso in Congo. Sì. Quindi Burundi, Congo, così erano zone pericolose ma tenute sotto controllo. Dopo che siamo andati via noi ci è stato comunicato che hanno appunto minacciato la responsabile della missione e un gruppo armato per dimostrare la propria forza, visto che ormai non usano più tanto il macete ma il fucile che è molto più veloce della corsa, avevano ucciso una quindicina di persone lasciandole per strada per dimostrare che il cristiano faceva male. Quelli che volevano la pace non erano ben visti. Ecco. E quindi la realtà è sicuramente dura. Però se ci si ferma di fronte a questo non si fa nulla. No, no, anzi bisogna continuare a portare queste... E altre, vuoi raccontarci qualcosa che ti ha colpito in questi anni del tuo volontariato? Se tu dovessi mandare un messaggio ai giovani. Ma intanto di farlo. Ecco, un valore, ecco, quei valori che non esistono più, perché poi alla fine se andiamo a vedere... Secondo me i valori ci sono, che vengono parecchio mascherati e abilmente mascherati.
Io vedo ragazzi a cui non si darebbe una lira, che messi nel posto giusto, col contesto giusto e con lo stimolo giusto, diventano le persone migliori di questo mondo. Quindi credo che tanto l'opportunità è la cosa migliore, quindi non negare l'opportunità a nessuno. Avere coraggio anche di lanciarsi. Il volontariato, per esempio, io lo faccio a Recco, però credo che in qualsiasi realtà sia presente, ma il volontariato ce n'è tanto, fortunatamente, e però purtroppo è formato da persone che si devono mettere in discussione, perché il volontariato non è ti do quei 5 minuti per mettermi a posto la coscienza, ti do quella mezz'ora che poi diventa un'ora, che poi diventa due, che poi diventa la vita. Esatto. E quindi ecco, e per contattarti, cioè per contattare la tua sede, se allora, metti ci sia un bambino di Camoglio o di Genova, ecco, facciamo un esempio, che da Genova vogliono venire qua e portare i loro figli qua da voi. Ma allora, sicuramente, contattando la parrocchia, la realtà dell'Acqua del Golfo ormai è esistente, rapporti con il comune ne abbiamo, infatti quando c'è attività di volontariato, company, le acque per ormai cercano di partecipare, anche perché non avrebbe senso essere una realtà cittadina se non essere intessuti nel territorio. Chiedere direttamente a me, oppure chiedere realtà a, diciamo, sociali di Recco, però male tutti ci conoscono, sì, fortunatamente. Avete un numero di telefono dove poter contattare? Posso lasciare direttamente il mio, tanto è piacevole. Se vuoi. 347-4651-052. Ecco, per qualsiasi altri eventi noi ci sentiamo quando farete, sì, qualcosa. Ma una cosa originale che facciamo, per esempio, a novembre andiamo ai cimiteri di Recco, in tutti i cimiteri, veramente a Recco, Camoglia, Vegno, Uscio, siamo andati a Meglie, Polanesi, e andiamo a posare un fiorellino sulle tombe dimenticate. Ah. Che è una cosa che è piaciuta molto ai ragazzi, perché si riallaccia a questo rapporto con la persona che manca. Non un ricordo triste e sconsolato, ma un ricordo che sì, porta tristezza, ma che comunque ti fa vivere la persona mancata in maniera un po' più serena. E altri eventi, diciamo, nel settore ambiente, per il territorio, allora, volontariato, animali? Allora, come realtà esterne ci limitiamo a questo, cioè attività in cui aiutiamo per raccolta fondi, facciamo questa cosa a novembre, una festa di Natale giusto per stare un po' con i genitori e il campo estivo ad agosto, gite, vabbè, queste cose. Interlacciati con altre realtà, visto che tutti i bambini sono già in qualche altra realtà, perché fanno calcio, basket, pallavolo, pallanuoto e questo, non abbiamo il tempo tecnico di infilarci qualcos'altro. Però di fronte a ogni proposta non ci tiriamo indietro. Mentre ti guardo, ho in mente la sigla che metterò per te, metto delle aquile, degli aquilotti veri, ho delle foto a casa fantastiche che mi ha passato un amico delle forze dell'ordine di Roma, nei carabinieri, e ne ho già postate due o tre, diciamo che ho presentato la sua intervista a Capitano Ultimo, per cui ho messo le aquile che lui mi aveva mandato, e penso che a voi dedicherò questa sigla proprio con le aquile. Ogni volta che vi intervisterò avrete la vostra musica e la vostra sigla. Niente, io sono contenta e ti ringrazio di avermi dato l'opportunità di intervistarti. Ci teniamo in contatto per altre eventuali interviste. Se un giorno fate qualcosa con i ragazzi, anche da riprendere, se ci fosse qualcosa da fare e si potessero inserire le aquile, ben volentieri. Benissimo. Extra, certo, se c'è qualcosa da riprendere, qualche senza festa, dubbio. Se ci sono dei minori, ripeto, abbiamo bisogno delle autorizzazioni genitoriali, perché andiamo su schermi pubblici, pubblico, certo. Per cui è indispensabile l'autorizzazione per i minori, per gli adulti ci si riserva. Siamo sì, esatto. E niente, se hai da lanciare un ultimo messaggio, un qualcosa da richiamare, uno spirito giovanile un po' più... Secondo me è sentirsi vivi, nel senso non precludersi nulla e fare qualcosa. E fare qualcosa. Non perdere tempo a pensare di aver riempito il proprio tempo. Un'ultima cosa, so che tu, essendo presidente della banda... Sì. Fate un day al giorno, cioè un giorno avete... Allora, no, come banda facciamo tante più cose, ma ovviamente sull'ambito musicale. Sì, ecco questo, so che avete fatto un giorno abbiamo, che facevate provare, esatto, gli strumenti. Esatto, abbiamo un corso di orientamento musicale, ecco, che raggruppa tutti gli strumenti appartenenti alla banda, quindi da flauto, clarinetto, sax, tromba, trombone, corno, basso, flicorno,
batteria, chitarra, canto e pianoforte. Sono tutti strumenti che abbiamo insegnanti dedicati, preparatissimi, che portano avanti per tutto l'anno, da ottobre fino a giugno, con un saggio a giugno, anzi, se volete venire alla prima settimana di giugno, probabilmente l'1 giugno ci sarà una parte di saggio con 4-5 sezioni. Dove questo? In Polivalente. Sarà Polivalente a Recco? Sarebbe e poi dovreste, esatto. Dalla Proloco, esatto. Se mi invite io il primo vengo. Ci mancherebbe altro, invitata. Saranno probabilmente due serate, perché adesso le sezioni sono tante, perché siamo arrivati a 9-10 sezioni musicali con una media di 6-8-10 allievi a sezione, per arrivare ai 16 allievi della chitarra, per esempio. Quindi sono talmente tanti che una serata sarebbe dalle 8 di sera fino all'1 di notte. Quindi probabilmente c'è possibilità che venga shiftata in due. Però quello che dicevamo prima era che verso ottobre, a parte un dialogo costante con la scuola, facciamo un open day in sala musica. Cioè un giorno dove tutti i bambini che vogliono venire, anche solo da curiosare oppure anche per iniziare il corso, possono venire a provare tutti gli strumenti. E la sala dove l'avete, Recco? In via Vacchiavastato. Ah, in via Vacchiavastato. 15C. Dove c'è la polivalente sportiva. Dove c'è la pallavolo, praticamente. Esatto, in quella zona. Va bene, anche allora. Tutti invitati. Ecco, abbiamo invitato tutti, quindi anche al di fuori, diciamo anche bambini al di fuori. Senza non dubbio. Vuol dire che uno deve essere residente a Recco per forza. No, noi abbiamo anche lì come banda, siamo un fantastico agglomeratore, perché abbiamo gente di Uscio, gente di Bogliasco, gente di Sori. Questo non per togliere i bambini alle altre realtà, perché abbiamo la banda di Sussisa, la banda di Camogli o altro, però è una prospettiva, è una possibilità, un'offerta. Quelli che hanno piacere. Come funziona? I genitori hanno una retta? Quello purtroppo sì, perché l'insegnante giustamente ha un piccolo rimborso spese, piccolo, decisamente piccolo, perché la retta è qualcosa tipo 300 euro all'anno. Quindi vuol dire che ogni lezione viene pagata tipo 8 euro. E se uno va a fare lezioni private di qualsiasi strumento andiamo dai 20 ai 30. Ecco. Quindi, perché lo scopo della banda non è lucrarci, è offrire il servizio del piacere musicale. E quindi le spese che noi prendiamo sono quelle che garantiamo agli insegnanti. Quindi non è per lucrarci sopra, infatti dai corsi di orientamento musicale siamo sempre in perdita, ma l'obiettivo della banda è fornire un servizio piacevole. Ecco. Non siamo lì a diventare ricchi. Va bene, Umberto, io ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi. Salutiamo tutti quanti, ci vedremo nella piazza le date anche ad aprile, sì, eccetera. Sì, ma vi aggiornerò su tutti gli appuntamenti. Ecco, il numero mio ce l'hai. Ora ti lascio anche il biglietto di Teleturchino. Volentieri. E niente, è tempo di lavorare, fare la vostra sigla, vi mando in onda sia sul Graffio sia su Teleturchino, canale 78. Grazie.